qual è la situazione anche delle nostre strutture a livello marchigiano, come si stanno predisponendo a forse un picco che deve ancora arrivare. In questo screening restano insomma, non Covid, Urbino, Fano, nel caso della provincia di Pesaro-Urbino, poi c'è Fabriano, Torrette, Ascoli Piceno e Amandola. Quindi una sequenza di ospedali in giro per la regione che serviranno per chi ha le altre patologie e ha bisogno di risposta. Tutti gli altri ospedali, man mano che si svuoteranno dei pazienti ordinari che hanno in questo momento, spazio dopo spazio, saranno dedicati per accogliere tutti i casi dell'epidemia che insomma ci aspettiamo molto numerosi. Presidente, c'è stata anche l'emanazione da parte sua di un'altra ordinanza, la numero 8, che riguarda il trasporto pubblico. Che cosa cambia a questo riguardo? Le ordinanze servono a ridurre quello che per loro è un obbligo, cioè far circolare i mezzi, ma tenuto conto del fatto che non ci sono neanche le persone che ci salgono, quindi cerchiamo la riduzione necessaria per evitare un aggravio economico pesante nei confronti dell'azienda. Sulla gomma abbiamo chiesto di convertire parte dei chilometri che verranno tolti perché non utilizzati per facilitare invece l'accesso delle persone, soprattutto verso gli ospedali non Covid, cioè quegli ospedali, nel caso della provincia di Fano e di Urbino, che rimanendo a disposizione di tutto il territorio hanno bisogno di un rafforzamento in termini di collegamenti per poter essere meglio utilizzate. Quindi quello che verrà tolto perché gira vuoto in questo momento verrà in parte riconvertito in una facilitazione di collegamenti verso strutture straniere riservate per le persone che non sono malate al virus. È stata battuta un'ansa dove si cita una bozza anche che riguarda uno slittamento per la vostra governance, di 3 mesi. Questa è un'ipotesi che verrà attuata? Penso che il governo ha immaginato questa misura tenuto conto che l'ondata del virus ancora è lunga. Era prevista l'apertura, mi sembra, dei comizi elettorali per metà di aprile, dietro l'angolo, è difficile immaginare che in questa fase ci si possa organizzare per una partecipazione normale e democratica a una tornata elettorale. Quindi l'ipotesi di rinvio, chiaramente legata al fatto che tutte le restrizioni personali sui movimenti, sull'incontro, dicendo, non permetterebbero di portare avanti quella che è la normale dialettica democratica che precede le elezioni. La data del 3 di aprile è una data che forse subirà degli slittamenti. Qual è un po' il polso della situazione dal suo punto di vista? Ecco, noi confidiamo, siamo convinti, che tutte le misure prese in questi giorni aiuteranno. Certo, fossero state prese tutte quante prima, modello cinese per capirci, sarebbe stato sicuramente meglio. Fatte un po' alla volta, hanno diluito quella che è l'efficacia. Perché ovviamente immaginare che di continuare con la crescita che c'è stata in questi giorni diventa un punto dove poi è difficile organizzare qualunque tipo di risposta di servizio. Quindi è molto importante che tutti quanti rispettiamo le regole che ci siamo dati, rinunciamo a un incontro in più, a stare per un po' con gli altri, insomma si sta più in casa, si vive più regolati, si fanno meno cose, ma si dà un contributo importantissimo a tutto, soprattutto ai disabili.